tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra carriera allenatore con il Parma. Quest'oggi torniamo con le canoniche quattro partite: Udinese, Inter, Roma e Cagliari. Quattro partite fondamentali per capire se vogliamo ovviamente proseguire il nostro sogno verso l'Europa League. Queste le quattro partite, questa la classifica attuale. Abbiamo 29 punti, la settima è la Lazio a 39, quindi siamo a meno 10 dalla settima posizione, sperando sempre ovviamente che qualche squadra tra le prime 6 posizioni vinca la Coppa Italia, così da poter dare il settimo posto per l'Europa League. Questa è la nuova formazione con cui andremo ad affrontare le prossime partite, un 3-4-1-2 ispirato a quello del Salford di The King, quindi mi raccomando se ancora non lo seguite vi lascio ovviamente il link in descrizione del suo canale. È un 3-4-1-2 molto molto particolare, usiamo il trequartista, torniamo ad usare un trequartista dopo l'anno scorso in cui avevamo Ricci come quasi falso 9. Quest'anno abbiamo optato per quel 4-2-2-2 con la seconda punta. Quest'oggi invece torneremo a usare il trequartista e sarà Barò, quindi tornerà nel suo ruolo originale, non farà più l'esterno di sinistra, ma farà appunto il trequartista. Posizione d'attacco per adesso Ponce e Mertens. Ponce lo vedremo in campo. Quest'oggi cambio di tattica, comunque proviamo una formazione diversa. Non so se sarà quella definitiva, perché non lo saprò ancora, perché l'ultima volta abbiamo visto che il modulo stava iniziando a non funzionare tanto. La proveremo. Questo, ovviamente, con le tattiche personalizzate, spero di riuscire a inanellare buoni risultati e punti. Ci servono almeno 6 punti in questo episodio, almeno 6-8 punti in questo episodio, contando comunque abbiamo due sfide molto difficili contro Roma e Inter. Chiudiamo qui la conferenza stampa. Benvenuti allo stadio Ennio Tardini di Parma per la sfida tra Parma e Udinese, prima gara di questo episodio, una gara importantissima. Dobbiamo fare punti, dobbiamo capire se effettivamente il modulo può funzionare o meno, perché è quel momento della stagione in cui tutto si decide, tutte le partite sono delle finali, tutti gli episodi sono cruciali e fondamentali. Benvenuti a Parma Udinese, una partita davvero molto molto importante per entrambe le squadre. Tutte e due le squadre hanno tanti talenti molto interessanti. L'Udinese ne ha due o tre che il Parma vorrebbe acquistare, uno su tutti. Questo Boateng, 24 anni, un ATT a 1,75 di altezza ed è veramente molto molto forte. Speriamo di non averlo ovviamente contro troppe volte davanti alla porta quest'oggi, perché è un giocatore molto rapido e un gran finalizzatore. Buona partita e ovviamente cercheremo i 3 punti quest'oggi. Badu in profondità per Boateng, è servito molto bene. Boateng tirò a fil di palo, grande occasione. Alicia perde la palla, Gianni Di Pineda, Barò, Ricci, servito in area di rigore, Ricci sterza, prova a metterla in mezzo per Barò, la parata di Musso, Gervinho sulla fascia, vola Gervinho, da uno sguardo in mezzo per Pineda, palo del Parma, Gervinho ancora sulla fascia sinistra, oggi domina quella fascia, Gervinho in mezzo per Mertens, ancora fuori, Ricci, tocco per Mertens, in avanti, Mertens si gira molto bene col mancino Mertens, la parata di Musso, che parata di Musso che ci arriva con il guantone, con le dita della mano. Rivediamo qui la parata miracolosa. Matos in avanti, finta, salta attorno una riga, ma l'arbitro fischia. Alla fine di questa gara termina 0-0. Un punto, un solo punto quest'oggi per il Parma e un solo punto ovviamente anche per l'Udinese. Il Parma cercava 3 punti che sarebbero stati fondamentali, però è comunque un buon punto rispetto alle ultime partite perché abbiamo fatto molto meglio. Conferenza stampa post partita. Ponce sta dando seguito al suo ottimo periodo di forma. Non ha giocato benissimo, diciamo, però il modulo sta funzionando. Il modulo comunque devo dire che mi è piaciuto veramente tanto perché abbiamo fatto spesso, spesso la trappola del fuorigioco e tante volte ci siamo trovati davanti alla porta con 5-6 uomini così, pam, 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 pam. Però anche nella tornare in difesa comunque gli uomini c'erano. Non è che avendo solamente 3 difensori anziché 4 ci sono meno uomini. Anzi, mi sto trovando meglio in difesa, perché io in difesa quest'anno sono un po' così così. Allenamenti pronti e fatti. Ricci sta al 76, molto molto bene. Ho cambiato un po' di allenamenti perché vorrei far crescere in primis Ricci, Conti e Lombardi, ovviamente anche Fontana. Però questi tre qua hanno il potenziale per diventare speciale e possono fare veramente veramente molto bene. Allora intanto Jack Bonaventura è contento di essere tornato in campo. Noi siamo contenti ovviamente di averlo tenuto e fatto rimanere a Parma. Sfida contro l'Inter tra poco. Formazione
praticamente la stessa, se non proverei Ricci dietro, perché Barò ha giocato bene, diciamo, come trequartista ha giocato bene, però tante volte abbiamo sbagliato tre occasioni, tre, quattro occasioni con Barò, perché non ha finalizzazione neanche per nulla, quindi ci sarebbe qualcuno un po' più finalizzatore, se vogliamo dire così, della, in quel ruolo lì. Potrebbe essere Ricci, potrebbe finalmente trovare il suo ruolo, Ricci, in questa squadra, che l'anno scorso sta facendo il fenomeno, quest'anno così. Intanto porterei Piccoli in panchina e proverei Birindelli come terzo difensore sulla destra, siccome ovviamente è un terzino destro. Proverei Birindelli, voglio vedere come si comporta. Anche Bonaventura titolare quest'oggi contro l'Inter. Ci lanciamo in Inter Parma. Buonasera e benvenuti allo stadio di San Siro per la sfida tra Inter e Parma, una sfida fondamentale per entrambe le squadre. L'Inter cerca ancora un posto nella vetta, il Parma cerca un posto in Europa League che possa garantire ovviamente l'esperienza europea il prossimo anno. Non sarebbe ovviamente un anno buttato in caso di fallimento di Europa League, però ovviamente la speranza c'è. La speranza è quella di voler vedere il Parma in Europa League. Le occasioni saranno tante, ci sono tante partite fondamentali a partire da quest'oggi. 5 gol nelle ultime 3 partite per Politano, è una sfida molto importante. L'Inter è una grandissima squadra, una squadra molto molto forte, piena di giocatori campioni, giocatori pronti e forti, però cercheremo ovviamente di fare almeno un punto quest'oggi. Benvenuti a Inter Parma, buona partita. Martinelli, Bonaventura, palla per Ponce, si gira molto bene, Ponce col destro, Ezequiel Ponce, 1-0 Parma, che gol di Ponce, ottimo passaggio di Bonaventura, che vede Ponce, si libera, scarta l'uomo e conclude in porta. Handanovic bucato quest'oggi all'11° minuto e 1-0 Parma. Rivediamo qui, palla perfetta di Bonaventura, perché comoda, piano, lento, ma ottima per Ponce, che si gira bene, calcia col destro e trova la rete dell'1-0. Sino Sigurdsson per Icardi davanti, Icardi, Osako para, primo tiro in porta dell'Inter in questi primi 45 minuti. Mertens, attenzione a Pineda che si smarca, servito adesso, Pineda col mancino, tira fuori a fil di palo. Martinelli sta giocando veramente molto bene quest'oggi. Pineda, Mertens, 1-2, Mertens, Handanovic, un miracolo. Evian, Godin recupera il pallone, l'arbitro però fischia la fine di questa partita, finisce 1-0 per il Parma e spugniamo San Siro e portiamo a casa 3 punti che valgono come oro, che valgono come fame, come acqua in un periodo di siccità. Importantissimi questi 3 punti, importantissimi, davvero, sono molto molto contento. Uno, perché l'Inter non ha praticamente giocato oggi, cioè ha fatto bene a centrocampo, nel senso abbiamo sentito che comunque stavamo giocando contro l'Inter e non contro l'ultima in classifica. Però è stata una partita spettacolare del nostro Parma, mentre l'avrete visto anche dagli highlights, perché l'Inter ha fatto un tiro in porta, 2 forse. Quindi, wow. Pineda, spettacolare. Pineda, io mi sono innamorato di Pineda, ragazzi, è davvero un giocatore spettacolare. Un giocatore spettacolare che io vi straconsiglio. Che tra l'altro me l'ha consigliato Alex, niente, vi lascio sempre il link in descrizione del suo canale, che sta facendo la carriera con il Lecce, adesso l'ha interrotta per un periodo, però ovviamente tornerà con la carriera e noi ovviamente supportiamolo al massimo. Ho avuto però di non farcela nemmeno per un istante, una partita mostruosa sia davanti che in difesa, perché abbiamo chiuso praticamente tutte le loro occasioni, tutte. E Demiral ha fatto una buona partita, Birindelli magico. Oggi dovessi dare l'uomo partita, il premio di uomo partita, non saprei veramente a chi darlo, perché hanno giocato molto bene Bonaventura, però ha giocato tanto bene anche Pineda, ha giocato strabene Birindelli. Tra l'altro siamo a 33 punti, a meno 7 dalla Lazio, che però ha ancora una partita da giocare. Tra l'altro noi abbiamo quella sfida contro la Roma tra 2 giorni, la Lazio ha vinto, quindi rimaniamo a meno 10 dalla Lazio e siamo a meno 7 dal Sassuolo, a meno 2 invece dalla Sampdoria. Sfida contro la Roma molto molto importante, anche qui
per capire sempre di più se possiamo farcela. Benvenuti allo stadio Ennio Terrini di Parma per la sfida tra Parma e Roma. Una sfida molto importante che arriva dalla vittoria contro l'Inter per 1-0. Quest'oggi bisogna ovviamente confermare tutto ciò di positivo visto nelle prime due partite quest'oggi. Prime due partite che hanno visto un cambio di modulo, passando da un 4-4-1-1, ossia un 4-2-2-2 ma rimaneggiato con la seconda punta e gli esterni un pochino più accentrati, ad un 3-4-1-2 con il trequartista, con le due punte vicine, senza la seconda punta. Abbiamo il trequartista, stiamo facendo bene nonostante la difesa 3, che a me non è mai piaciuta, la difesa 3 non mi ha mai ispirato. Tra l'altro il Torino ha scavalcato la Lazio a 45 punti, noi stiamo facendo bene, vogliamo far bene anche quest'oggi, cerchiamo di farlo contro la Roma, ovviamente. Buona partita, Ricci, servito Mann, salta Santon, Mann da uno sguardo in mezzo, prova il tiro, Olsen para e mette in calcio d'angolo. Mann sulla fascia, Vitolo se lo perde, Vitolo lo stende in area di rigore e sarà calcio di rigore per il Parma al 34esimo minuto. Vitolo perde la testa, tra l'altro si fa anche ammonire, forse sì, è giusto il giallo più che un rosso, però comunque non è proprio fallo da dietro, ha anche preso il pallone, però a battere il rigore andrà l'ex Ponce, si mette sul dischetto ma arriva Mertens che si mette lui per tirare questo rigore, prova Dries Mertens, Olsen con la manona, mette in angolo Ineda, Mertens, servito Ponce, alle spalle di Paulista, scatta Ponce, ancora Ponce, contro Olsen, Ponce, si ripete, prima contro l'Inter e poi contro la Roma, Ezequiel Ponce, 1-0, un gol fondamentale per questa partita, pone davvero la squadra davanti, un ottimo risultato, perché anche in caso di pareggio comunque a noi per noi sarebbe un risultato pazzesco contro una Roma veramente molto forte. La Roma ci ha fatto penare all'andata con un 6-3 pazzesco. Ezequiel Ponce, decimo gol in Serie A. Martinelli sulla sinistra, vola Martinelli, salta Paulista. Martinelli! Olsen con un miracolo. E spazza la Roma in avanti. Tanto Teio recupera un ottimo pallone ai danni di Tonunariga. Corre sulla destra Teio. Teio prova a fermarlo anche Pineda. Aspetta i suoi compagni Teio. Arretra, serve Cristante. Al centro De Frel, De Miral, attenzione De Miral, sbaglia, Sabitzer col mancino, Zacco e poi De Frel, 1-1, ma che parata aveva fatto Zacco, Zacco ci aveva messo tutto per parare questo tiro, col ginocchio, e poi De Frel, colpo decisivo, 1-1 al 72esimo, Mertens in profondità per Ponce, salta Santon, salta anche Paulista, Ponce a tu per tu, Ponce serve Martinelli, e Olsen spazza, Mertens per Ricci, l'arbitro fischia, la fine di questa gara termina 1-1, tanti rimpianti perché in questa gara abbiamo sbagliato un calcio di rigore e ci siamo mangiati un'occasione davanti ad Olsen negli ultimi 10 minuti della partita, potevamo sicuramente far meglio, però è comunque davvero un buon punto con una squadra molto molto forte, piena di giocatori già pronti e forti, una squadra che ha fatto sempre faticare in tutte le partite, soprattutto all'andata, ricordiamo un 6-3 pazzesco l'anno scorso, tra l'altro nel momento in cui potevamo quasi sperare in un posto in Europa League, la Roma è arrivata e ha detto no, e con Goetze ci ha fatto tornare giù per un posto ovviamente a metà classifica, che comunque ci fece bene. Aggiornamenti degli osservatori, primo è quello in Italia, però non vedo grandi talenti, cioè forse questo Gabriele Mariani, che sembra davvero ottimo, ingaggiamolo assolutamente sì. Giuseppe Mariani è un pro 73 di potenziale, non mi ispira granché. Giuseppe Bruno 91 di potenziale, sembra buono, osserviamolo ancora. Formazione fatta per la gara contro il Cagliari, praticamente la stessa che abbiamo visto contro la Roma. Siamo undicesimi, 34 punti, siamo a meno 9 dalla Lazio, abbiamo mangiato un punto ai biancocelesti. Benvenuti nella quarta ed ultima partita di questo episodio che precede lo scontro tra titani, quest'oggi Parma-Cagliari prima di Lazio-Parma. Oggi una partita fondamentale per il Parma, lo dico ogni partita e preparatevi perché lo dirò da qui alla fine per ogni partita che faremo, perché se vogliamo sognare un posto in Europa League, se vogliamo davvero lottare per entrare in Europa, dobbiamo sperare
tutti con tutti noi stessi di fare punti in primis, noi perché ovviamente se non vinciamo noi non andiamo da nessuna parte, ma dobbiamo sperare anche che la Lazio, il Sassuolo, la Sampdoria e adesso la Fiorentina facciano un passo falso per concederci il posto in Europa League. Buona partita, un Parma che quest'oggi deve cercare di far bene. Attenzione, Evian è servito forse in fuorigioco l'esterno norvegese. L'arbitro però non fischia, non vede nulla. Evian si gira, la palla in mezzo per Dries Mertens, che fa subito 1-0 per il Parma e sblocca la gara. I tifosi e i giocatori del Cagliari stanno ancora protestando per un fuorigioco del Parma. Io sinceramente ho visto una posizione forse al di là dei difensori, ma magari c'era qualcuno che riusciva a tenere Evian in posizione regolare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Secondo voi è fuorigioco o no? Intanto, Dries Mertens fa l'1-0. Palla in avanti per Ponce. È servito molto bene. Ponce salta un uomo. Ponce col destro. Cragno. E poi Naldo spazza in avanti per Bauken. Bastoni intercetta. Barò. Fontana ancora. Barò. Attenzione a Zappa che recupera il pallone. Di nuovo Barò, ma Bessa. Nandessa. Cagliari vuole ripartire, Nandes dietro per Cacciatore, tra l'altro un Cagliari che io continuo a commentare nella partita Frosinone-Cagliari, nella pagina campionato dei sogni PES, vi lascio anche il link in descrizione, dateci un'occhiata, cross in mezzo per Bauken! 1-1, il Cagliari pareggia i conti, stavamo giusto elogiando il Cagliari perché sta facendo un'ottima stagione, stavamo parlando anche delle mie cronache nella pagina campionato dei sogni PES. E il Cagliari ci sorprende con Bauken, cross in mezzo, Bauken vola con la testa e fa 1-1. Rivediamo qui il cross in mezzo al bacio, perfetto, Bastoni si perde, Bauken e il Cagliari pareggia i conti. Cherry salta e viene Cherry dietro per Bauken, ancora Cherry col mancino tiro fuori si mangia il 2-1. Fontana sulla sinistra, non riesce a fermarlo Cacciatore, Fontana dà uno sguardo in mezzo, Fontana per Piccoli, 2-1. Robertone Piccoli fa il 2-1, un gol pazzesco, fondamentale per questa partita. Un Cagliari che sta facendo molto, molto, molto meglio, molto bene rispetto al primo tempo in cui ha fatto due o tre occasioni grandi e occasioni pazzesche, ma nel secondo tempo ha dominato nella parte di centrocampo il Parma, però con un'azione passato in avanti e viene, aspetta in mezzo, c'è Mertens. Tocco per Piccoli che stoppa, si gira col destro! Roberto Piccoli, 3-1 Parma, è entrato e ha cambiato la partita. Piccoli, 3-1. Questo per tutti quelli che non credevano in lui, tutti quelli che lo volevano in panchina, tutti quelli che lo volevano via da Parma, sia in prestito sia a titolo definitivo. Questo è un gol pazzesco. Si gira col destro e la palla finisce nell'angolino. Rivediamo un tiro davvero molto bello, Cragno non ci può far nulla. E il Parma allunga di due le distanze. Bauken, l'arbitro però fischia, alla fine di questa partita termina 3-1. Vinciamo questa partita, vinciamo contro il Cagliari. Portiamo a casa 3 punti d'oro per questo episodio, per la nostra classifica e per il sogno europeo. Tra l'altro, a inizio episodio avevamo detto di fare almeno 6-8 punti e abbiamo fatto 8 punti, pazzesco, pazzesco, contando che in mezzo c'erano le partite con Inter e Roma, infatti io ho calcolato 6 punti perché contavo di vincere Udinese-Cagliari e perdere sia Inter che Roma, quantomeno magari 8 punti, vincere appunto Udinese-Cagliari, pareggiare tutte e due contro Inter e Roma, però invece ottime vittorie contro l'Inter, ottime vittorie anche contro il Cagliari, pensava di vincere dopo che Cagliari ha segnato, mi aspetto sempre di vincere. La vera domanda è: con quale scarto siete riusciti a battere la squadra Cagliari questa volta? Complimenti, come giudica la prestazione? I ragazzi hanno giocato bene. Abbiamo spazzato ogni dubbio. Abbiamo spazzato via ogni dubbio nei nostri confronti. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Grazie, chiudiamo qui con le domande. Conferenza stampa fatta. Facciamo anche gli allenamenti che fanno salire di un po', pochino, i nostri giocatori. Altri aggiornamenti degli osservatori, questa volta dall'Egitto, per i nostri talenti c'è questo El Ghali, molto interessante, proviamo a promuoverlo, per il resto non c'è granché, c'è Yamanen, Suliman, ma non mi ispirano granché. Invece dal Giappone, vi ricordiamo che dal Giappone stiamo cercando un'ala, un funambolo, c'è
c'è questo Ishida che non sembra malaccio, c'è Miyoshi che no. Direi di lasciare Nagama e il suo compagno lì, perfetti, perché vogliamo ancora seguirli. Intanto il nostro Parma è decimo a 37 punti con una partita in meno rispetto alla Sampdoria, la Lazio a meno 6, il posto Europa è a meno 10, però il Sassuolo ha già giocato. Quindi nel prossimo episodio ci sarà Lazio-Parma, partita cruciale, vitale per questa corsa all'Europa, non possiamo fallire. Forse il pareggio sarebbe fin troppo stretto per la classifica per noi, perché dobbiamo portare assolutamente a casa 3 punti, vorrebbero dire arrivare a meno 3 dalla Lazio e a meno 7 dal Sassuolo. Intanto il Napoli comanda la classifica. Allora, prossimo episodio vedremo Lazio, Fiorentina, Spal, tra l'altro Lazio, Fiorentina, partite fondamentali, e Bologna. Nell'episodio dopo ci sarà Sassuolo, quindi altro scontro diretto per l'Europa League, Lecce, Milan, scontro mostruoso contro una squadra molto forte, e Sampdoria, anche lì Europa League, scontro Europa League, poi Juve, bam, Atalanta, Benevento e l'ultima contro il Torino, che tra l'altro il Torino è sesto in classifica. Coppa Italia, molto bene, finale Juventus e Milan, dico molto bene perché chiunque vinca tra le due squadre comunque garantirebbe il settimo posto in Europa League, posto a cui stiamo puntando. Se poi arriviamo sesti, meglio ancora, però ovviamente cerchiamo prima di centrare il settimo posto, poi piano piano vedremo. Allora, nel prossimo episodio io confermerei Nkulu, confermerei Birindelli sulla destra e Torunariga sulla sinistra in difesa. A centrocampo direi Pineda, Conti, Evien, Ricci, Fontana, sì, Mertens e Ponce davanti. Forse cambierei giusto Conti per mettere Bonaventura magari. Tra l'altro in panchina non porterei neanche, forse porterei Bonaventura titolare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima sempre qui sul mio canale. Mi raccomando, massimo supporto. Passate anche dal secondo canale, dal canale delle live. Lascio tutti i link in descrizione. Ci vediamo alla prossima sempre qui sul mio canale con un nuovo video. Alla prossima, ciao ragazzi.